Salve a tutti amici di Mister 700, siamo qui stasera per fare un unboxing questa volta di un accessorio e non appunto di un'arma, comunque come abbiamo fatto precedentemente negli altri video. Siamo qui stasera per presentarvi un prodotto della linea 0R. Gladio Turelli, e si tratta di un compensatore che praticamente appunto vi arriva in questa scatola con i suoi patches che si possono attaccare a strappo. Vedete, molto simpatici, e il suo librettino di istruzioni. Andiamo al prodotto stesso, che praticamente vi si presenta così. Quindi vi arrivano i suoi due O-ring, uno di riserva e l'altro da applicare all'arma, e questo praticamente è il nostro compensatore. Ricordiamo che non è uno spegnifiamma, ma è un compensatore. Significa che innanzitutto il prodotto è realizzato in acciaio AISI 420B. Quindi vedete. Preghiamo appunto il nostro operatore di zoomare sul prodotto e viene appunto diciamo prodotto dallo Turelli Tactical e 0R perché appunto si rifà a due sostanzialmente due principi che sono 0 rinculo e 0 rilevamento. Quindi con minore rilevamento dell'arma si cerca di rimanere di più sul target e quindi appunto fare dei gruppi migliori. Per quanto riguarda invece il compensatore, bisogna dire che è disponibile per sei tipi diversi appunto, di arma, quindi diversi calibri. E questo preciso che abbiamo qui è appunto per in calibro 7.62x39, che è appunto per la K47, anche disponibile per il VZ58. Per quanto riguarda la filettatura, bisogna dire che questo qui diciamo, dispone di una filettatura M14x1 con appunto filettatura a sinistra, che sarebbe appunto quello della K47. Quindi adesso però appunto ci spostiamo rapidamente e chiudiamo questa prima parte del nostro video perché vi rimanderò appunto a quella che è la seconda parte del video, dove vi faccio vedere il montaggio di questo compensatore sull'arma. Quindi ci vediamo fra poco. Siamo di nuovo qua per questa seconda parte del video. Questa appunto è l'arma dove andremo a installare il nostro compensatore Gladio. E innanzitutto, prima di procedere, vi volevo fare vedere che l'arma è scarica. Vedete? Anche c'è la nostra bandierina che è sinonimo di che la camera di scoppio è scarica, non c'è nessun caricatore. Andremo a sistemare la nostra arma nel suo piede per la pulizia e andremo a smontare la nostra mezza fetta di salame. Ci avvaliamo di un cacciaspine per poter appunto evitare, ecco, vedete,
Perfetto. Dopodiché, nostre istruzioni dicono di mettere per forza il nostro O-ring. E quindi questo praticamente ci permetterà di fare in modo che il nostro compensatore non si muova. Quindi lo andremo a posizionare e andremo ad avvitare piano piano. Vedete? Adesso andremo a pigiare la nostra molla tenendola ferma. Ecco, questo dovrebbe essere il suo ultimo giro. Vedete? Esattamente, questo è il suo ultimo giro. Sicuramente il look è veramente unico, molto bello. E su questo, diciamo, ultima nostra immagine, vi aggiornerò comunque al più presto, perché non appena avrò la possibilità, farò comunque cercherò di diciamo, di proporvi un altro video di questo compensatore al poligono. E per il momento, appunto, vi lascio e ci aggiorniamo comunque al più presto per diciamo, riportarvi quali sono appunto le caratteristiche di questo compensatore dal punto di vista pratico, quindi seguirà sicuramente un test. E niente, vi ringrazio dell'attenzione, ci vediamo la prossima volta.